Buongiorno amigli, eccolo qui, ve l'avevo promesso, ve l'ho portato con la maglia del marxiano milaniere dietro le sue spalle. Guardate con cotanto, cos'è quella del 2004-2005 quella, vero? Ancora questo orpello ormai dimenticato. Stupenda, stupenda. Siamo qui col buon Francesco Bruni. Ciao caro Francesco. Un saluto, cascia vita a tutti. Oggi abbiamo anche di che festeggiare perché si sono sciolti i dei giornalisti. È una Sì. bella giornata. Vabbè, Solo i CCCP per noi, va bene. certo. Anche Eccole. noi siamo del tutto retrogradi perché ci piace la trap. Ma certo, quello è l'unico, la trap è l'unico legame che ci lega dagli anni 90 ad oggi, ok? Solo trap oggi. Dopo il Britpop, solo trap, giusto? Esattamente. Confermiamo? Con Liam Gallagher con la maglia del Milan, tra l'altro. Lì l'ho messa come immagine copertina su Facebook. Grandissimo. Allora, io ti farò delle domande sul Milan Certo. e in vista derby, ovviamente, perché andiamo verso una partita importante, ma ti chiedo subito, partiamo in tromba. Quanto ci hanno rotto i maroni questi commentatori calcistici che chiamano Giampaolo per far giocare il Milan, ok? E non lo fanno lavorare criticandone ogni scelta e pretendendo che la squadra ragioni come fossimo a marzo-aprile. Ti lascio la parola. Sono pienamente d'accordo con questa tua premessa. Io credo che per cambiare mentalità una squadra che gioca da una stagione e mezzo, comunque quasi due, con un certo tipo di mentalità, 3 mesi siano effettivamente pochi. Ma Però certo. non è che voglio arroccarmi e fare il più giampaoliano di Giampaolo e difenderlo ad oltranza. Però credo che ci sia una sorta di impazienza, una sorta di pressione generalizzata che di certo non è utile al Milan in questo momento, Ma certo, ma poi ti dico anche un'altra cosa, cioè tutto sommato è comunque un Milan che ha raccolto 6 punti e che ha una difesa che si dimostra comunque un reparto anche abbastanza affidabile, eccettuato il discorso dei terzini che attualmente, ma è anche fuori Hernandez che non spingono molto bene, ma no? No. comunque per esempio ci sono anche dei segnali incoraggianti dalla difesa e trovo anche sia normale il fatto che prima di inserire i nuovi del calciomercato, si cerchi un attimo di stabilizzare la squadra, giusto? Sono assolutamente d'accordo con quanto hai detto. Chiaramente abbiamo visto tutti, no? Che è un Milan che è brutto da guardare, brutto ed emozionante, perché comunque tutte le partite si sudano fino all'ultimo, anche con le Certo. provinciali, però sicuramente è come dici, cioè inserimenti nuovi. Io so che tu hai un occhio particolarmente critico verso il mercato del Milan. Io sono un po' più possibilista di te, dico, Certo. vedremo. Sono delle scommesse, vedremo come andrà, no? Quando verranno effettivamente inseriti. Però, secondo me, i vizi del Milan sono vizi antichi, no? Quindi imputarli a Giampaolo mi sembra disonesto Ma intellettualmente. certo, ma anch'io guarda, non ho. Tra l'altro, se prendiamo le tre grandi, che tutte e tre hanno cambiato allenatore, mi pare che paradossalmente la pressione mediatica più forte, complice anche i risultati, perché alla fine voglio dire, l'Inter ha punteggio pieno, la Juve comunque col Napoli ha fatto un'ora buona, ha vinto anche col Parma, insomma, complici magari, complice l'inizio con l'Udinese, la pressione mediatica sul Milan è stata quella più forte. Ma paradossalmente contro, tra virgolette, una squadra che è quella verso cui bisognerebbe avere più pazienza, perché Sì. è quella che sul mercato ha operato, secondo me, proprio come dicevi tu, verso una ristrutturazione non col grande nome, ma con delle scommesse o comunque con un calciomercato trovatizio come giovani, capito, no? Io ti dico, alla fine hai detto giustamente, dall'Udinese, no? È iniziata un po' questa pressione. Sì. Io ti dirò di più, questa pressione è iniziata con la partitella di allenamento contro il Novara in precampionato. Bravo, bravo, Il vero. Milan non ha segnato, Piontek non segna. Mamma mia, sì, che due scatole. Voglio dire, no? Cioè, è Sì. dal precampionato che rompono le palle, che poi il precampionato, tra l'altro, io l'ho visto tutto con attenzione. E mi sono anche illuso, ti dico la verità, perché le prime 3 partite che hanno fatto negli Stati Uniti contro Bayern, Benfica e Manchester, mi sembra, Sì.
Manchester l'hanno fatta a Cardiff, va bene, non è importante. Quelle tre partite là, io ho visto veramente degli schemi giampaoliani. Ho detto, ma come? Ma è possibile che abbiano già assimilato tutto in così poco tempo? E mi sono illuso, ho detto, ma porca miseria, qui se andiamo avanti così è spettacolo. Ma certo. Da Cesena in poi c'è stato questo calo impressionante, Sì. no? Quindi, vabbè, per quanto possa valere un precampionato, uno dice, boh, che idea mi devo fare? Certo. Io dico, sono attendista, nel senso, vediamo, abbiamo atteso molto tempo il non Certo. gioco di Gattuso, non vedo perché a Giampaolo non debba essere data la stessa possibilità, insomma. Certo, ma guarda, io sottoscrivo completamente e ti dico anche un'altra cosa, cioè proprio tornando sul mercato, io capisco, allora capirei certe critiche anche da parte di Boban, che così sono uscite, se il Milan avesse preso, non lo so, Tonali, Esatto. Immobile, Belotti e dici, caspita, ho speso 90 milioni, ti ho preso fior fior di fuori classe e me li tieni in panca, ma escluso Bennacer e forse Rebic. Gli altri giocatori che il Milan ha preso, anche sulla carta, mi sembrano tutti giocatori che non sono stati presi per fare i titolari, giusto? Ma certo che no, sono tutti giocatori da inserire in prospettiva. Esatto. Un Krunic, c'è tutta gente che comunque è nell'ottica di fare panchina, eh? Cioè non è. Bravo, bravo. Lo stesso Leao, che parte Sì. come vice Piontek. Allora, di cosa ci fecchiamo? Ma anche perché voglio dire, amici miei milanisti, noi abbiamo visto giocare trequartista Emanuelson negli anni. Esatto, esatto. Allora adesso siamo quelli con la puzzetta sotto il naso, ma chiesto Benasser, ma di qui, ma di lì. Cioè, Esatto, calma. non è che veniamo da... Guarda, sono completamente d'accordo e ti faccio tre domande a bruciapelo, a bruciapene, va bene? Ti faccio tre domande a bruciapene sul mercato del Milan. La prima, a tuo avviso, come io credo, non è stato sottovalutato il non riscatto di Bakayoko? Ma allora, Bakayoko aveva un ruolo essenziale in transizione, l'abbiamo visto tutti, cioè Bakayoko era la cinghia tra la difesa e la parte, recuperava palloni, li smistava, era bravo in tutte e due le fasi, ok? Sì. La mia perplessità su Bakayoko era un po' la testa, che Sì. non è ovviamente, diciamo, quel giocatore da spogliatoio, no? Non era un intellettuale progressivo, diciamo. No, non era un intellettuale progressivo, non era un intellettuale progressista, era un po' un casinaro, diciamo, no? Certo. E quindi questa era la prima perplessità. La seconda è che comunque Giampaolo, tutti dicevano costruiamo la squadra per Giampaolo, in quella posizione lì, purtroppo vuole, o per fortuna, a seconda dei punti di vista, vuole qualcuno che smisti la pace, cioè vuole un tecnico Certo, principalmente. certo. Bakayoko lo era in parte, però c'era anche la fase di interdizione, no? Beh, Cioè, certo. quindi non era propriamente un fantasista che smista, no? Sì, Come sì, può sì. Sì. esserlo Piglia, come può esserlo un Bennacer, appunto, che quella zona lì, no? È più. E quindi diciamo non rientrava nell'ideologia giampoliana, però sicuramente per me è un giocatore di immenso valore, Anche Bakayoko. secondo me, io l'avrei voluto a Firenze, solo che prende l'ira di Dio. Mi sarei stracciato i maroni se fosse venuto a Firenze, però ci credo che era. Io credo che con l'addio di Bakayoko salgano le responsabilità di Kessié, per esempio. Ma voglio chiederti un'altra cosa. Rebic, Sì. secondo te, può essere l'uomo in più del Milan o non ce lo vedi tanto con Giampaolo? Cosa pensi di Rebic? Cosa potrà darti? Scartone, ti dico molto sinceramente, Rebic lo conoscevo molto poco, non l'ho osservato in Germania, ad esempio, che mi hanno detto che già aveva avuto una grande evoluzione nell'anno in Ma Germania. noi in quell'Eintracht osservavamo soprattutto Haller e Gacinovic. Basta, lo vediamo. Esatto. Ma ti dico, non ho visto questo giocatore attentamente. Io l'ho visto dal vivo domenica a Verona Sì. e devo dire che mi ha stupito positivamente Grinta? per la grinta, ma soprattutto per l'intelligenza, perché è uno che con due o tre azioni ha aperto degli spazi, secondo me, interessanti. Il Ok. Milan, se, non so se hai visto la partita. Sì, l'ho vista perché volevo seguire il Verona e ho visto Verona Milan, sì.
No, Verona, tra l'altro, parentesi, squadra sottovalutatissima. Bravissimo, anch'io lo penso, anch'io lo penso. 10 ha dimostrato di avere un'organizzazione di gioco migliore. Al di là di questo, che non voglio portarti off topic, come No, ma hai dicevo. fatto bene, è giusto. Ma ti dico, Rebic è stato molto intelligente domenica e secondo me farà bene. Oltre che per la grinta, ha dimostrato una certa intelligenza nell'aprire gli spazi sulla fascia. Guarda, io sposo la tua teoria nel senso che sicuramente un giocatore di grinta è già vedere un giocatore del genere anche col grugno da metalmeccanico in questo Milan ci gasa, no? Cattivo ogni tanto, porca miseria, tutti sorridenti. Oh. Bravo, ci gasa questa cosa. Cattivi sono Rebic e anche Hernandez, proprio la faccia da stronzo, guarda. Ci Certo, credo molto in lui. Esatto, è uno di noi. È uno di noi quando fa le feste coi nani, soprattutto. esatto. Veniamo alla partita di sabato sera. La temi questa Inter di Conte oppure la affronti appena uscito? Proprio così. Dico, non temere una squadra come quest'Inter Nostro. sarebbe nostro. Ma ti dirò di più. Io sono contento di arrivare al derby, come purtroppo succede da un po' di tempo negli ultimi anni, da sfavorito. Ah, Perché quando certo. arrivi sfavorito non hai nessuna pressione, non hai nessuna responsabilità e vaffanculo, vai Viva con gli underdog. il coltello tra i denti, vai. Certo, i caimani del Naviglio ti trasformeranno. Esatto. E quindi, boh, insomma, io ti dico, il derby, come dicono tutti gli espertoni, è una partita a sé. Certo. A noi Ovviamente piacciono le frasi fatte. ci inseriscono nella nostra comfort Bravo, zone, esatto. no? È una partita a sé e quindi ti dico, può succedere di tutto, chiaramente, Cos'è no? che ti giocheresti così se ti danno una schedina con le briciole di brioche al bar e sgattarando ti dicono tieni, giocatela, che Che segno segno giochi giochi al al derby? derby? 1 X o 1x2? 2? Uno, grazie. Grande! È giusto così, è giusto così, è giusto andarci. Vedo il Milan. Io perdo sempre le schedine e non gioco mai il Milan perché non ce la faccio giocare contro il Milan. Certo, Ma è ma è giusto giusto giocarsele giocarsele sbagliate sbagliate le le schedine, schedine, se sennò no che che gusto gusto c'è? c'è? Sono Sono fatte fatte apposta, apposta, si si va va per per sbagliare. sbagliare. E questa è la bellezza di prendere la schedina, accartocciarla e lanciarla per E terra. lanciarla, esatto. Guarda, Guarda, son sono convinto convinto anch'io anch'io che che il il Milan Milan ci ci arrivi arrivi sicuramente sicuramente da da sfavorita sfavorita con con la la chiave chiave inglese inglese tra tra i i denti. denti. Esatto. E però, Però, come come sì, sì, è è vero, vero, le le frasi frasi fatte fatte sono sono giuste. giuste, Il il derby è derby è sempre sempre una una partita a partita a sé, sé, quindi quindi sarà, sarà, io io lo lo farò farò probabilmente probabilmente sabato sabato il il pronostico, pronostico, ma ma sono sono d'accordo d'accordo anch'io. anch'io. Volevo Volevo chiederti chiederti un'ultima un'ultima cosa cosa su su questo questo Milan, Milan, ok? ok? Dimmi. Dimmi. Se questo Questo problema problema dell'attaccante dell'attaccante di di Piontek, Piontek, ok? ok? È È un un qualcosa qualcosa che che rischia rischia di di andare andare avanti avanti per per tutta tutta la la stagione, stagione, o o se se credi credi che che l'arrivo l'arrivo di di Giampaolo Giampaolo possa possa aiutare aiutare a a risolvere risolvere quello quello che che per per me è me è il il tarlo tarlo sui sui denti denti del del Milan Milan degli degli ultimi ultimi anni, anni, nel nel senso senso l'assenza l'assenza di di un un collegamento collegamento tra tra centrocampo centrocampo e e attacco attacco che che mette mette in in condizioni condizioni gli gli attaccanti attaccanti di di segnare. segnare. Allora, ti dico, secondo me la polemica su Piontek, così come la recente polemica su Paquetà, fanno parte tutte di un disegno. Adesso faccio il complottaro, Ma è è giusto giusto così, così, facciamolo. facciamolo. Nei confronti del Milan, un rivoluzionario del Novecento diceva bastonare il cane che affoga, no? Certo. E questo Milan in difficoltà a qualcuno piace, quindi piace infilare il dito nella piaga. E quindi c'è la polemica Piontek, c'è la polemica Paquetà, perché ha scritto una cosa su Instagram, sai, queste polemiche Certo, moderne che si fanno sì. su Instagram, vabbè. Insomma, si cerca in tutti i modi di dire che i giocatori ce l'hanno con Giampaolo, che Giampaolo è difficile, che non si integrano gli schemi, eccetera. Secondo me, ti dico molto sinceramente, Piontek, io credo si sbloccherà, e il problema della comunicabilità è che Piontek, secondo me, tatticamente era un anarchico, perché prima palloni lunghi, corri, vai, spallate, la infili. Questo Certo. è Piontek. Adesso chiaramente si cerca un attimo di fare una cosa un po' più raffinata, no? Anche se non si stanno vedendo i frutti, chiaramente, per ora. E quindi io spero e credo che riuscirà ad inserirsi negli schemi, e secondo me,
Per quello che tu mi chiedevi nello specifico, una pedina interessante da questo punto di vista sarà Rebic, perché secondo me Rebic si integra molto bene con Piontek davanti. Per me la catena Benasser, Rebic, Piontek potrebbe un Benasser. Anzi, ti ci metto anche che sì, che aumenta le proprie responsabilità con l'addio di Bakayoko. Poi Benasser che può diventare quel Sensi che si era consigliato a gennaio al Milan, che passa per Rebic e arriva a Piontek. Se Giampaolo lavora su questa rotaia, diciamo, di Milan, per me ce la può fare. Caro Francesco, siamo a 15 minuti. Ti ringrazio, saluta i fecanieri. Un saluto a tutti i fecanieri Casciavite e non. Bravissimo, viva noi, ci sentiremo per il derby, magari faremo un commento assieme post derby. Un bacione a tutti. Forza Milan.